Ragazzi, siete spettacolari. Ogni tanto vado a guardare qualcosa e c'è da farsi delle grandi risate. Siete veramente spettacolari, uno spasso. Io volevo qui, mentre ho questo ritaglio di tempo delle mie faccende affaccendato, volevo riprendere un attimo sul video che avevo messo dove parlavo dell'ADR, e non mi meraviglio se siete qualcuno è incredulo e sembra quasi fantascienza, no? Che nel 2000 l'azienda mi pagò il patentino ADR e mi pagavano anche quei pochi viaggi che facevo in ADR, mi venivano calcolati al di là della trasferta, che era a chilometri, sì, la trasferta era a chilometri. Mi veniva data una maggiorazione su viaggi di merce pericolosa, tra virgolette, perché in ADR, ma con la cisterna di polveri e granulati di pericoloso, cioè, non è acido, diciamo. Ma mi venivano pagati quei viaggi in ADR, senza essere schiavo e senza essere vincolato con l'azienda, perché poi nel 2003, quando mi sono licenziato, mi sono tenuto in tasca l'ADR che era mio, pagato dall'azienda, non mi è stato trattenuto nulla, quindi non ero schiavo perché mi avevano pagato l'ADR. Fatto nel 2000 ADR base più cisterna, nel 2003 quando mi sono licenziato sono andato a lavorare per la Sarda Transport e l'ADR mi è rimasto, non mi hanno trattenuto dai conteggi l'ADR, no. E mi rendo conto che, si parla del 2000, mi rendo conto che dell'incredulità di qualcuno e quando parlo di certi argomenti, di stipendi, di buste paga che ho fatto vedere, perché buste paga ho fatto vedere qualcosa, non tutto, perché non voglio mortificare nessuno, non vi voglio mortificare voi addomesticati, che vi siete fatti addomesticare passo dopo passo, come ho già raccontato negli anni, vi siete addomesticati a quelle che erano le proposte che vi facevano, gli accordi che accettavi, il trattamento che accettavi, alcuni, per fortuna non tutti, e penso per fortuna la minoranza, però questi che hanno accettato, no? Quello che gli veniva proposto, senza poter fare niente, accettato accordi sfavorevoli. Non le buste ho fatto vedere qualcosa, ma non tutto, per non mortificare nessuno che è sempre in forza e sta lavorando, e per rispetto sia dell'azienda che mi ha pagato in certi periodi e sia per i colleghi che ho avuto, perché ognuno, come ho detto, no? Io ho sempre frequentato ambienti che in linea di massimo ognuno remava per sé. Poi sì, ho fatto anche periodi col sindacato, ma poi lo racconto, come ho già raccontato, poi comunque ci ritorno sopra anche lì. Ma generalmente ho frequentato ambienti dove ognuno remava per sé, quindi magari qualcuno è anche più bravo di me e ha preso anche più soldi di me, non è che io ero un fenomeno, qualcuno magari è stato anche più bravo di me nell'accordarsi e ha preso anche più di me, ma io, per non mortificare nessuno, nel rispetto comunque, o chi abbia preso più di me o meno di me, dei colleghi, ho fatto vedere alcune buste, ma non ho fatto vedere praticamente tutto, però ho fatto vedere come venivo quantomeno come venivo pagato, specialmente gli ultimi anni della pensione. Ah, la pensione, che comunque sono nella fascia tra 1.800 e 2.000, no, per così, tanto per, tra 1.800 e 2.000 sono quella fascia lì da pensione, 58 anni e mezzo sono in pensione, quindi mai stato schiavo, mai sentito schiavo, mi sono mai sentito schiavo, ma come me tantissimi e tanti anche ora, e la differenza la fa
La differenza la fa con chi si lavora. Questo settore, il settore dell'autotrasporto e dei camionisti, la differenza la fa tanto con chi si lavora. Ci si può sentire schiavi perché dobbiamo seguire le direttive della proprietà proprio alla lettera e non ti puoi fermare neanche a fare una merenda. Oppure ti lasciano gestire da solo perché comunque sei un professionista, l'hai dimostrato, ti lasciano gestire da solo e quindi mi fermo dove voglio. Io no, in autogrill non ho quasi mai fatto le soste. Sono quasi sempre uscito dall'autostrada e sono stato fuori. Ti lasciano spazio di movimento, no? E ci sono le ditte, ma ci sono sempre, non è che è una rarità, ci sono tuttora. Per fortuna ritengo che quelli messi in maluccio sono la minoranza. Si vede anche dal fatto di chi segue certi canali, da numeri e da lì mi rendo conto che la minoranza a livello nazionale di quelli che sono come sono. Comunque, ragazzi, sembra fantascienza, ma è così. Io mi sono sempre gestito così, ho sempre cercato di curare bene i miei interessi. Il lavoro è sempre stato un lavoro comunque pesante, un lavoro duro, un lavoro che bisogna dare molto, ma bisogna anche ricevere il massimo. Bisogna ricevere il massimo. Ebbene sì, io è andata così. Per gli scettici e gli addomesticati e gli increduli, lo so che voi l'ADR ve lo siete pagato. Vi siete pagato l'ADR, ma non solo, fate anche viaggi, lavorate anche in ADR e non vi viene nemmeno rispettato quello che è già in essere il contratto nazionale del lavoro collettivo, che già sarebbe un successo quello. Vi siete pagati l'ADR, ma non vi viene nemmeno pagato lo stipendio come dovrebbe essere pagato. Contratto collettivo nazionale di categoria, che sarebbe già un successo, che se fosse rispettato in maniera omogenea su tutto il livello e territorio nazionale. Invece anche lì, per questo che io non sono mai stato pessimista, non sono mai stato ottimista, ma sono un pessimista di natura. Per me non esiste il bicchiere mezzo pieno, per me quando è mezzo è vuoto, cioè io il bicchiere lo vedo quando è pieno, comincio a avere ottimismo quando vedo il bicchiere pieno, ma il bicchiere mezzo pieno per me è sempre vuoto il bicchiere. E quindi ho anche poca fiducia in tutta la categoria, nei miei 40 anni di carriera di fantastico mondo da camionista, avendo conosciuto l'ambiente, avendo conosciuto colleghi, avendo conosciuto l'atteggiamento, i modi di fare. Io sinceramente nutro molte perplessità anche nelle iniziative che vedo prendere, lodevoli, iniziative lodevoli, ma nutro molte perplessità perché, vedete ragazzi, chi ha problemi, chi si sente schiavo, chi ha problemi che manifesta nelle chat, nei social, e sono la minoranza, ritengo. Chi ha problemi e manifesta questi problemi è dovuto al fatto che ha accettato, cioè, per fortuna sono una minoranza, ma è dovuto al fatto che negli anni ha accettato quello che gli è stato proposto, ha accettato, come ripeto, degli accordi totalmente sfavorevoli. A proposito, io no, CQC no, il CQC non mi è mai stato sponsorizzato da nessuno, quello me lo sono sempre pagato io. I rinnovi del CQC, i rinnovi patente, quelli a carico mio sempre, non mi sono mai stati pagati. E questo per rispondere a qualcuno che mi ha detto no, ti hanno pagato anche il CQC, il rinnovo, no, CQC me lo sono pagato da me. E questo no, mi rendo conto perché. Per qualcuno che non ha vissuto gli anni che ho vissuto io è fantascienza, ma non era così, almeno per me, io parlo sempre per livello personale, che mi sono sempre curato tutti i miei interessi, non per questo a 58 anni e mezzo, dopo 42 anni di lavoro sono andato in pensione e non perché non ce la facevo più, ma perché mandava di cominciare a farmi un po' l'affari mia. E per tutto il mio percorso lavorativo, dei 40 anni,
per come mi sono atteggiato con la proprietà, mi sono anche attirato qualche antipatia sicuramente, no? Cioè qualcuno fra colleghi non mi vedeva di buon occhio, ma si sa tanto, no? Lo starsi sui coglioni è direttamente proporzionale, quindi io sto su coglione a te e te sicuramente sta su coglione a me. E non ho mai dato peso a questo, non mi è mai interessato. Questo è per dare, no, un'infarinatura al video che ho messo quando parlavo dell'ADR, dei corsi che ho dovuto fare perché la proprietà aveva piacere che frequentassi questi corsi, che si frequentasse tutti gli autisti questi corsi, che ci sono stati pagati, che è stato pagato la domenica, giornata doppia perché era festivo, e tutte le 8 ore di corso, 8 ore straordinarie. Questo non è di vecchia data, questa è nell'ultima azienda dove poi sono andato in pensione. Anche lì capisco che per qualcuno è fantascienza, ma il problema è con chi lavorate. Non è tanto che vi sembra assurdo, il problema è con chi lavorate. E ripeto, questo mestiere la differenza la fa tanto con chi lavorate. È tutto lì. Vi siete poi assuefatti a questo modo di essere trattati, e quando giustamente sentite persone che raccontano cose che per voi, ripeto, per voi fantascienza, ma me ne rendo conto. E questo è tutto. Oltretutto mi rendo anche conto che accettare quello che vi è stato sempre proposto, accettare gli accordi, accettare i trattamenti che vi sono stati fatti, alla lunga poi il livello è colmo al punto che le persone, siete spettacolari, le persone sbottano, e si vede anche, no, davanti alla fotocamera, le persone che sbottano, che non ce la fanno più, che si sentono schiavi, si sentono sfruttati, che in parte un po' tutti, con questo mestiere un po' di sfruttamento è innegabile. E sbottano, no? Si animano, si alterano gli animi, no? Perché quando poi il livello è colmo, anche un santo perde la pazienza. Però io ripeto, essendo io un pessimista, ritengo che sia già troppo tardi. Spero di no, ma ritengo che sia già troppo tardi per ricorrere ai ripari, da quello che anche per colpa mia colpa è stato portato il mondo del camionista a questi livelli, specialmente del dipendente, ma anche del piccolo imprenditore. E me ne rendo conto. Cosa volevo dire, un'altra cosa? E quindi nulla, alla fine poi uno sbotta perché non ce la fa più. E questo ma nemmeno mi dispiace. Io oggi non ho a dispiacermi niente, quello che ho fatto volentieri e con tutta la passione che avevo, perché c'era anche il ritorno economico a mio giudizio quantomeno più vicino a quello che era. E tutte queste proposte che sentono, proposte di autogrill attrezzati, sala giochi per l'autisti, sala biliardo, zone ombreggianti, sale lettura, manca solo la spa, ci starebbe bene anche una spa per camionisti, saune, abbani turchi. Ma per come la vedo io, per un mio umile pensiero e giudizio, basterebbe partire, non lo so come può essere fatto, non lo so, però basterebbe partire già da un'uguaglianza nel trattamento economico di tutti gli autisti a livello nazionale, tutti. Già il rispetto del contratto nazionale collettivo in essere sarebbe già un bel successo. Al di là ora chiaramente le strutture, mancano parcheggi. Dai tempi, da 20 anni a questa parte, sono cambiate un po' le situazioni. Mancano parcheggi, mancano i servizi sicuramente, ma basterebbe, senza andare troppo in là, no, a vedere troppo lontano, basterebbe già partire con il rispetto prima di tutto della persona, in quanto venga pagata in maniera omogenea a livello nazionale un'uguaglianza per tutti, con il contratto già in essere,
collettivo di categoria, il contratto nazionale, anziché trasferte pagate in maniera fantasiosa, no? Buste paghe strutturate in maniera rocambolesca, che non ci si vede più, non ci si capisce nulla. Ho visto qualche autista, ho provato a leggergli la busta e spiegargliela, ma bisogna aver fatto le scuole arte perché riescano a fare giocolieri, no? Qualche azienda piccole, soprattutto generalmente le piccole aziende, quelle che viaggiano a quello che viaggiano, no? Bisogna aver fatto le scuole arte e non ci si riesce a leggere e capire le buste paghe nella maniera rocambolesca in cui sono state strutturate. Ho visto qualche busta di qualche amico camionista. Quindi di lì, basterebbe partire da lì. Non so come, perché, ripeto, non sono ottimista su questo versante, perché è sempre esistito così, questo atteggiamento, e fino a che non viene fatta una bella pulizia radicale e viene spazzata via tutta questa merda che c'è sempre stata, bene o male, forse un tempo in maniera più, diciamo, di nicchia, poi dopo, quando è stato più facile fare imprenditoria, questa spazzatura, diciamo, questa pulizia va fatta un po' più a fondo, perché se no la vedo dura portare un'uguaglianza per tutti gli autisti. La vedo molto molto dura. Io poi sono un pessimista di mio, e ripeto, fino a che il bicchiere non lo vedo pieno, per me il bicchiere mezzo pieno è vuoto. Io la vedo così, sempre vista così, e per me stesso ho sempre battuto come si dicevi da noi, le ghignate, e il risultato a casa l'ho sempre portato. Poi però ho avuto anche i periodi, come ho già raccontato in parte, dell'esperienza sindacale, e devo dire che un po' dovuto anche alla categoria e ai colleghi, no? E ai personaggi che sono in questa categoria, non ho avuto grandi soddisfazioni a quei livelli lì. Però è sempre bene provarci, quello sicuramente, è sempre bene provarci, chi se la sente di metterci tutto l'impegno. Comunque ragazzi, serenità sempre, state sereni, e purtroppo datevi anche pace, perché questo alimentare il nervosismo, no? Questo infervorarsi, no? Anche sui video si vede proprio l'uomo che ha perso la pazienza, non ne vuole più. Alla lunga, come ho già detto, crea anche dei danni di salute, Il primo che non è da sottovalutare è l'appetito chimico che scaturisce da questo nervosismo. Dal nervosismo scaturisce questo appetito chimico, che è deleterio, perché poi ti porta le patologie che sappiamo, no? Cardiache, patologie di diabete, patologie di colesterolo. Per fortuna io, 61 anni compiuti, nonostante il mio trascorso anche del lavoro della Sardegna, non ho patologie, ragazzi. Non ho patologie, sono un grillo, palestra, barca, mare, oggi sono qui affaccendato nelle mie faccende, zero patologie, nonostante nella mia carriera, no, non ho dormito per 24 ore, quando si viaggiava sonnellini brevi, nulla, nulla. Invece purtroppo ora, pur rispettando anche i riposi, ma questo salire, no, il malcontento e sentirsi schiavi e soffrire di questo, ahimè, e alla lunga poi questo nervosismo che sale crea dei danni anche di salute da non sottovalutare. Ripeto, il primo, che uno magari non ci fa caso, ma è un problema, è l'appetito chimico, la fame chimica che ti porta a mangiare di tutto, dal salato al dolce contemporaneamente, no? E questo poi di conseguenza porta alle patologie più gravi, come, ripeto, colesterolo, diabete, patologie cardiache. Occhio ragazzi, non vi arrabbiate troppo, state sereni, state calmi, vedrete che piano piano si aggiustano, piano piano, passo alla volta, datevi da fare, vedete che piano piano, pezzettino alla volta, ragazzi, le cose si aggiustano.
Io ripeto, non sono un ottimista per natura, sono pessimista, perché così poi quando le cose avvengano le apprezzo di più, ma di base sono un pessimista. Comunque seguo con interesse e resto spettatore. Mi fate schiantare, ragazzi. Siete spettacolari, non me lo credevo. Ora è già quasi un annetto e seguo spettacolari. Vi saluto, ragazzi, ora c'ho da fa. Oggi è anche una bella giornata, sole, un po' di vento, ma c'ho da finire le faccende che sono affaccendatevi fra barca e dintorni. Ciao ragazzi. Ah, buon weekend, perché visto che siamo a ridosso, buon weekend.